È un intervento strategico che ci permetterà di dare una nuova viabilità a Baia Flaminio una volta che avremo condiviso il percorso con le attività, con i residenti, soprattutto con il consiglio di quartiere. È un parcheggio che ha impegnato l'amministrazione comunale per 200.000 euro, una cifra che arriva dalla monetizzazione parcheggi. Sono complessivamente 79 posti auto, e due dei quali riservati alle auto elettriche, quindi con la predisposizione per la ricarica. All'inizio è stato ovviamente un po' contestato, molti si sono ricreduti una volta visto l'intervento, sostanzialmente si pensava che avessimo disboscato tutto, invece abbiamo abbattuto quattro piante, l'abbiamo modellato in maniera tale di non abbattere ulteriori piante. Il vecchio piano regolatore prevedeva la realizzazione del parcheggio lungo il lungofoglio delle Nazioni con parcheggi previsti a spina di pesce e con l'abbattimento di 70 piante. Noi abbiamo fatto un intervento totalmente differente, diverso, e che, ripeto, darà una bella risposta a quella che sarà la nuova visione di Baia Flaminia da qui alle prossime estati.